Buongiorno, io sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, insieme alla mia cagnolina Brenda. Brenda, Brenda, golosa. Cari nonni, siamo giunti alla fine dell'inverno e passeggiando nei boschi possiamo captare qualche segnale dell'arrivo della primavera. La stagione del risveglio dei fiori e della natura. Del resto, nonni, siamo già ad aprile, mese in cui il sole comincia ad alzarsi e le giornate tendono ad allungarsi e diventa più piacevole trascorrere del tempo all'aperto. Ecco, oggi farò vedere questi cenni di primavera. Cominciamo con gli occhi della Madonna, piccolissimi fiori azzurri che colorano i prati. I bucaneve, un altro piccolo fiore bianco a campanella, simbolo della bella stagione e quindi simbolo di speranza. Le primule, che sono i primi a comparire in primavera. I narcisi selvatici, un fiore molto elegante e molto profumato. La magnolia, un albero maestoso di estrema bellezza, particolarmente profumato. E infine anche le arnie riprendono la loro attività. Durante le nostre passeggiate, Brenda partecipa divertendosi a correre con i suoi amici e a giocare nell'acqua. Penso che anche per voi nonni la primavera è la stagione senza dubbio più dolce e amata, perché con il suo arrivo ci regala un sole caldo e un cielo azzurro e, come vi ho mostrato, la terra rinasce e con essa i fiori e i mille colori di cui si vestono, regalandoci uno stato d'animo gioioso e pieno di serenità. Così, per questa stagione, vi regalo una frase citata da Robin Williams. La primavera è il modo in cui la natura dice facciamo festa. Un caro saluto da Elena e da Brenda.
A presto, nonni.